Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Oggi è martedì 7 maggio 2024 e bisogna dire questo eh, riguardante questa live come premessa. Vedete che su Twitch, poi su YouTube vedremo cosa metteremo, come titolo c'è il ponte di chiesa perché io volevo parlare un po' della questione rinnovo di chiesa, del, dell'anno che forse si farà in più, forse verrà messo sul mercato, forse no. La cosa divertente del caffè della diretta della diretta proprio che va in onda ogni giorno alle 15:30 è che fino alle 15:30 la scaletta può cambiare radicalmente. Fino alle 15:30 può succedere di tutto e io vi posso assicurare che in questi minuti, <ride> in questi minuti, sta succedendo di tutto. <ride> Però, però bisogna, però bisogna, <ride> no, maledetto, maledetto io. Ma come maledetto io? Ma è colpa sua. <ride> non so da dove iniziare. Allora, facciamo così. Voi, no no no, 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 non ci saranno comunicati oggi. No, andate tranquilli, oggi non ci saranno comunicati. Eh, però c'è un po' di croccantezza. Dai, c'è un po' di croccantezza. C'è un po' di croccantezza dovete sabbarvi dovete sabbarvi e... in cambio della croccantezza io sono, sono un ricattatore, ricattatore. va bene dai ragazzi ringraziamo, ringraziamo già le prime che sono arrivate grazie allora. allora grazie Matteo ma quando è rientri in live Matteo? e poi olio di tonno grazie mille fai un anno con live bianconera allora passiamo alle minacce ragazzi per farvi abbonare passiamo, passiamo alle minacce allora siamo a 94 Uh, in questo mese siamo a 94, perfetto, ci siamo, ci siamo. Porca miseria, è incredibile, è incredibile è il bello della diretta, ragazzi. È il bello della diretta. Ciao, Samuele. Ciao, Floyd. Ciao, Antonio Corso Ovviamente, ciao. 17 maggio, meglio così. Allegri. Emanuele, che sta al lavoro e ci segue da nascosto. Motta va alla Juve. Ciao, Drew Shape, Ci vediamo lo stato di video? vediamo. Sì, possibilmente, sì. Assolutamente, perché no? Ciao, Rikikom, eh, Fabio, come interpreti le dichiarazioni di Moji su Conte? Che sono fesserie. Eh, e ho qualcosa anche lì, ma non so se posso parlare. Il problema è che non so se posso parlare, non lo so. Non lo so, ciao Giuseppe, ciao Ricky, ciao Simo. Eh, quanto cazzo è bello leggere gli insulti nei commenti su YouTube ai video di villani? Sì, vabbè, lasciamo stare. Ciao Zioan, ciao Buzzer, Seiva DP, Robby, poi, 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 tipo timido, Gabriele. Non vedo l'ora che annunciano. Conte, che figuraccia che fai poi, villani? Ma, eh, perfa, beh, ma no, mettiamo così. Ma se invece le cose vanno come io vi sto dicendo da mesi come altri vi stanno dicendo da mesi sì, poi voi che fate questi commenti tra Twitch e Youtube che fate voi però io, io sono sempre qui e giustamente vedete la mia faccia nome, cognome, provenienza e tutto e avete tutto il diritto di dire hai detto minchiate, hai detto stronzate ma voi, signori anonimi poi invece che fate? rimanete qui? rimanete qui? io vi faccio rimanere se poi ammettete che siete stati molto stupidi fatti che amicizia lui io vi faccio rimanere Libertà assoluta, libertà, libertà, libertà. Però, anzitutto, la butti sul personale, che figuraccia che fai. E, va bene, ok. Ma poi vediamo poi i tuoi commenti, però. Dado cala, o cala dado. Cala il dado. Eh? D'accordo? Vabbè. Ciao, My Freddy. Ciao, Paola. Ciao, Arstan. Ciao, Veleno. Ciao, Veleno, grande. E, amico mio. Ciao, Cianeschi. Ciao, Sgr Sgr Sgrattia, devo leggere così? Ciao Lombardo, ciao Mogatto, ciao Mecengino. Vediamo ancora. La notizia proviene dal Gran Galate del calcio eh, dell'AICE. Svolto si ieri a Roma, dice fatta per Motta al 100%. Ma dai, che si sa. Vabbè, poi mettiamo la bottiglia. Sì, mettetela. Allegri al Milan, no, no, non so niente. Ciao Celo Diviso. Ciao ma Marco. Ciao a chi, a chi, a chi. Al Leolino Non è saltato Motta, ma che cosa stai dicendo? Poi ancora Doria, 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 Obsessed with Garnaccio. Sadio, uh, Conte Fa, sì, conti, continuate, continuate a scrivere queste stronze, continuate a scrivere queste stronzate, mi raccomando. Poi ancora, Allegri Napoli 9,77%. Sì, certo. Ciao, Centona, parla, parla, non diciamo nulla a nessuno, sì, siete esattamente 400 persone in questo momento. però tutto ok. Ciao, Ippoliti, ciao Slevin, ciao, Vincenzo, ciao, AleP23, c'è zio Pasquale in chat, non lo so, ci sono delle sub, grazie. Allora, grazie a Mario Drolla, un livello 1 un mese, 70 bit di Robi, La novità croccante è Arrestato Spinelli. No. Ciao Ale Balloi, livello 1 4 mesi, grazie mille. Maifredi, livello regala un livello 1 a Lombardo. Ne sono una, due, tre sono tre, eh? sono tre in più. Un attimo, io devo fare tutto da solo, ragazzi. Non so dove sia finito Firmone oggi. Però va bene lo stesso, non vi preoccupate, siamo a 97, siamo a 97. Just a moment ragazzi, devo fare tutto da solo, tutto da solo e quindi manualmente ci mettiamo e controlliamo il tutto. Ottimo, ciao Genzo, zio Mac, la gente che segue zio Pasquale, zio Pasquale, l'unico dell'animale. Va bene, non è corretto prendersela con Fabio, lui mi riporta e si dice che ha piantato. Ma lascia sta, ma che me frega. Io, è tutto, è tutto divertente. Ciao Fuchio, ciao Marley, ciao, 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 ciao Flo. Parnonz ha detto che molto molto già firmato, potrebbe aver ragione. Certo, ciao Andreina, ciao a GFGF, ciao a chi? Ancora, ancora, esci il comunicato, non lo devo uscire io. Ad Alberto! ciao. ciao. Ciao Matteo, ciao Cacaschif ciao Limone di Monblano, dovete abbonarvi però ragazzi, dai, 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 abbonatevi. Chiacca Pugliese. ciao caro, poi ciao Zebrone, anche qui Zio Pasqualers. No, tu devi fare una cosa, Se... no, 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 tu riporti, tu... a te non ti dico niente perché riporti solo Monblano, non ti dico, a te non ti dico niente, basta. <ride> ciao Crivi. Uh... Oddio, tirami mi sono voluto che riferissi dell'incidente. Oddio, amico mio, che c'hai? Tutto a posto? Cavolo, eh, spero che tu stia bene. Ciao James Ford. Virmone arrestato con toti. Poi Locos for il football. C'è qui Baspai, zio Corsa. Noi, le ci fidiamo le persone giuste. Sì, sì, allievo di notizia, figuraccia. Zio Pasquale, zio Pasquale, l'unemico dell'animale. Ciao Lupo, ciao a chi ancora ha le ballone. L'abbiamo salutato, allegra il Milan, il binomio perfetto del mio odio sportivo. Allegra il Milan nella solita trattativa meme portata avanti per il Milan Twitter. C'è qualcosa di vero? Non so nulla. Sul Milan non so assolutamente nulla. Ma immagino che non lo sappia nemmeno il Milan, chi sarà l'allenatore del Milan. Poi domanda a tutti quelli che rivolgono Conte. Uh, ma non vi siete rotti il caso sono otto anni che abbiamo in panchina Allegri perché adesso dovremmo riprendere Conte ma un po' di novità no non è che esistono solo Allegri e Conte a prescindere da tutto Dirk a prescindere da tutto a prescindere da tutto una cosa lo dico sempre è la cronaca E una cosa sono i gusti io non posso andare per i gusti io se voglio darvi delle notizie o se Antonio Corsa vuole darvi delle notizie non riporta io prenderei Tizio io prenderei Caio Antonio, o io, o altri dicono la Juve prenderà Tizio o Caio, che è diversa la questione, capite? È molto, è, non è nemmeno impercettibile come differenza, e c'è. Uh, ti confermi, pista È giunto. Io sono raffreddato, sì, nel senso che sono raffreddati, che a Torino fa brutto tempo e bisogna mettere la sciarpa. C'è Antonino, c'è Emanuele che lavora. Poi, 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 eh, ma i freddi non non lo merito. Regalata la Sava che aspetta, madonna! Che clima che state creando, mamma mia! Mamma mia. Sgancia, vizia, ho un libero, mia nonna dalla gabbia. No, ma ci sono poche sub perché li devo sganciare? notizie? poi non so nemmeno quali, quali posso sganciarvi, questo è il punto. Io devo essere autorizzato per sganciare, per essere eh, per sganciare, devo essere autorizzato. Non posso sganciare così. Sgancia! posso. Capito? Ciao Virgi, ciao, c'è la sub. Grazie a Resfini, grazie, grazie, grazie. Grazie mille, livello 1, 17 mesi, grazie di cuore, siamo a 98, poi siamo tra l'altro a 98, manco a 100, io voglio andare a 120 oggi, ma è possibile, dobbiamo... a 98 uno sgancia così, fa, ma, com... ma stiamo scherzando, poi dobbiamo... dobbiamo commettere gli europei, ce n'è un'altra, vai Nico, vai, vai così, sì, così, mi piacete, così, 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 andiamo a 99, speriamo di aggiornarla ancora. Speriamo di aggiornare ancora, ok, vediamo chi c'è ancora. Basta che non sganci con il lato B, no, tranquillo, non ti preoccupare, quelle le fa Alvaro Vitali, bei film tra l'altro. Siamo a 299, cosa? Ascoltatori in questo momento, ma io parlo di sub, non parlo di, di altro. Uh, dopo domani scade il premio, grazie mille. Poi, mi tengo le donazioni per il giorno del comunicato Grazie Poi, buon pomeriggio su Twitter Alcuni mezzi insati dicono di Allegri al Milan in pista fattibile Sto sognando una cazzata, ma sarebbe fantastico ragazzi Però io mi metto nei panni Di una proprietà uh, straniera Che è quella del Milan Secondo me Allegri non lo cercano eh, Anche perché sapevo che volevano Un profilo internazionale che sapesse parlare le lingue E Allegri non sa manco parlare l'italiano Mi sembra un po' difficile La centesima sub Eccola qui e del Sior Boss Pablo Escobar Dude, però regalo da parte di Ale Balloi. Quindi a 100 almeno ci siamo arrivati oggi, bene, ma non mi basta chiaramente. Allora, mettiamola così, dai, fermi, intanto che aggiorno, fermi che aggiorno, fermi che aggiorno, bene, ottimo, ok. Eh, hanno urlato contro l'Opeteghi, ad Allegri che fanno? Però c'è qualcuno che al Milan magari c'ha il bel ricordo di Allegri, eh? Assolutamente, voglio talmente male al Milan che spero con tutto cuore che succeda. Poi c'è un'altra sub, grazie Massimiliano Paganini, grazie. Grazie col Prime, bravo, vedete che per, per avere la croccante vi devono, minacciare. vi devono minacciare, questa è la verità. Questa è la verità, vi devono minacciare. Allora, 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 allora. no, non è, non, è, non è quel Paganini, non è quel Paganini. Eh, qualcuno ci casca, dico, vai, allora, dai, qualcosina alla posta, dico qualcosina. Io, 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 come la posso dire? A Torino sono pronti. A Torino sono pronti. La borghesia l'alta borghesia torinese è pronta, diciamo che ehm, per scrivere dei fogli di carta eh, chiaramente bisogna, bisogna scrivere bene, no, questi fogli di carta e non è che uno scrive così Torino, 7 maggio 2024. E eh, bisogna scrivere bene. Bisogna scrivere, bisogna preparare le scritture. Bisogna Preparare le scritture, ok? Bisogna Beh sì, ma è una questione organizzativa, eh? tipo bravo, 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 tipo ma la stampante oh! fanno così, no? Oh! Ma la stampante funziona, no, manca le cartucce, andiamo a comprare le cartucce, capito? Capito? Bisogna trovare le cartucce, il colore giusto, la tipografia giusta, capite? È così, ragazzi, è così. Però a Torino diciamo che si stanno organizzando per stampare. Per stampare nei prossimi giorni. Per stampare. Sì, tipo. <ride> a che rubi? A che Va a comprare cartucce. Non c'è niente da fa. Pam! Capito? Capito? E, e quindi. Per, per strappare e poi allora così, mettiamola così per stampare e poi stappare per stampare e poi strappare questo secondo l'alta borghesia di Torino secondo l'alta borghesia di Torino che secondo me, poi posso dire un po', un po dovrebbero come dire eh... Devono anche un po' risparmiare sulla carta, no? Perché, perché per stampare dovranno pagare tutto. Per stampare e stappare, eh, ragazzi, bisogna pagare tutto. Quanto è alta? Altissima. Altissima. L'argomento era chiesa. <ride> Ma non è colpa mia! Non è colpa mia! Io di chiesa volevo parlare oggi. Allora, eh, dai, ragazzi. Cioè, vabbè, lo, verrà pagato tutto. Dai. L'abbiamo cioè, capito. Si prenderà tutto, eh, eh, ma si sapeva. dai. Eh, quindi eh, non, possiamo, non possono farci nulla. Non, non, ci sarà, ecco, non ci sarà alcun tipo di trattativa, anche perché credo che le parti non si stiano nemmeno parlando ecco cioè se voi immaginate diciamola tutta dai se voi immaginate che ci sarà un incontro per fare una farsa no perché per mesi noi ci siamo anche immaginati con antonio con altri ehm, un incontro diciamo farsa in cui fanno finta di trattare per la programmazione juventus del 24 25 in cui una parte dice Massimiliano, sei troppo più bravo di noi. Noi non possiamo tenerti a questa cifra. Noi non possiamo tenerti eh, con, con, con questa Juve che fa schifo. Guarda, che puzzano pure i calciatori. Puzzano, tu ti avvicini e puzzano. Ti diamo, ti diamo due, due milioni. Ma io, io fossi in te, Massimiliano, non li accetterei. Ecco, ecco. Non la fanno nemmeno questa cosa. Ecco, Non la faranno nemmeno. Le parti, secondo me, anche giustamente, ci risparmiamo un teatrino ridicolo. Ci risparmiamo un teatrino ridicolo. A quanto ne sapevo dei giorni passati, Allegri non la vuole nemmeno questa cosa. Allegri non vuole nemmeno questa cosa qui perché giustamente dice: Oh, mi stanno a fuori, basta, cacciatemi e vaffanculo. E datemi quello che mi spetta e non... e non facciamo teatro. Ecco, il teatro non ci sarà. Da questo punto di vista, il teatro, ovvero una, un vertice, ovvero la versione di tutto sport di questi giorni, ci sarà alla fine del campionato il vertice in cui Allegri si siede con Giuntoli, con Scanavino, con Ferrero, si guardano negli occhi e dicono: Beh, e che famo? Non ci sarà. Non ci sarà perché non ci sarà una trattativa verrà pagato tutto fino all'ultimo centesimo lui, il suo staff eh, i suoi figliocci eccetera eccetera eh, a Torino diciamo che si stanno preparando eh, per, per, per il momento ecco a Torino si stanno preparando per il momento questa è la, crocca la prima croccantezza di oggi va bene? Se trova squadra GFCF -GF. qual è la squadra che si trova? Se trova squadra, tra l'altro, è semplicissimo, rescinde con la Juve e firma con l'altra squadra. È semplicissimo. Se trova squadra, rescinde con la Juve, ma questa è una cosa che deve fare Allegri, la Juve non c'entra niente. La Juve in questo caso purtroppo è effetto collaterale. E gli ha dato quattro anni di contratto, e eh, quattro anni gli pagherà. Sarebbe un grande risparmio, sicuramente sarebbe un grande risparmio, però eh, non credo che succederà. Poi chiaramente state scrivendo Trombetta, Padoin, eh, Dolcetti. Sì, collaboratori fuori, ragazzi. cioè, Quando tu fai, suoni in un allenatore, suoni tutto il suo staff. Non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. Ripeto, quello che vi hanno detto la settimana scorsa, ovvero, attenzione che la Juve forse non vuole pagare tutto, il, lo staff costa 20 milioni lordi. A parte, secondo me non costa 20 milioni lordi, però bene. Ma la Juve da quello che so è pronta a stampare e, e stappare, a stampare e eh, stappare la bottiglia di champagne. Quindi problemi di soldi da questo punto di vista non ce ne sono, i problemi saranno forse sul mercato. Per bisogna un po' eh, fare operazioni di fantasia, nel senso di costruire la squadra forte, eccetera. Ma non problemi di oddio, non possiamo permetterci di pagare Allegri per farlo rimanere a piedi, sudo sul divano. No, quello no, quello assolutamente no. C'è una donazione, grazie mille, eh, carissimo Xero. Nello staff di Allegri, sono contemplati anche di Alessandro. Alessandro, in scadenza, De Sciglio, De Sciglio. Secondo me è il tipico esempio di giocatore che resterà fuori progetto. Che resterà fuori progetto, ehm, eh, o si trova la squadra oppure verrà messo fuori Rosa non lo so ragazzi però non è un calciatore cioè non è nemmeno arrolabile, che chi se ne frega Alessandro invece ma credo che l'abbia detto anche Romeo su Twitter oggi ehm, si troverà una squadra in Arabia Saudita in Brasile in questi posti del mondo quindi gli, gli auguriamo buona fortuna e amen ecco eh, ragazzi non so, ecco, non mi chiedete il giorno io stiamo cercando tutti quanti noi di ipotizzare io non so il giorno ragazzi è impossibile dirvi il giorno è impossibile dirvi il giorno cerco di ragionare in modo logico domenica c'è la partita contro la Salernitana e quindi fino a domenica no, niente dopo la partita con la Salernitana mercoledì c'è la partita contro l'Atalanta all'Olimpico a Roma, da quella partita in poi ogni giorno può essere buono, poi dipende pure da cosa state cercando, ecco. Eh... Antonio, smettila, Antonio, smettila. Eh, eh, no, vi stavo dicendo questo, eh, dal, da, dalla Coppa Italia in poi ogni giorno può essere buono. Dipende anche da quello che voi vi aspettate, ovvero vi basta Allegri che va ai microfoni e vi dice: Non sarò più l'allenatore della Juventus. A me non me ne frega niente, a me mi interessa il comunicato della Juventus ufficiale che ci dice: Non è più l'allenatore. Sono tecnicismi, ecco, sono tecnicismi. Se poi vi basta anche che lui lo annuncia, posso dirvi la verità. Eh, eh, ma, ma infatti secondo me, bravo Antonio, secondo me non lo farà. Secondo me non lo farà perché non, uno non anticipa la società e soprattutto poi eh, se dice non sarò l'allenatore vuol dire che si dimette e vuol dire che la Juventus non li dà gli dà l'ultimo anno di contratto. Non sarà così, ragazzi. Non sarà così, sarà un esonero, ragazzi. Sarà un esonero. Sarà un esonero, vediamo quando ci sarà il comunicato di esonero. Eh, tutto qui tutto qui tutto qui detto questo ripeto oggi è il 7 di maggio e il 7 di maggio e... banalmente diciamo dal... allora mettiamo una sorta di deadline nostra ma teorica ragazzi teorica diciamo dal 16 fino al 29 dal 16 al 29 ogni giorno è buono dal 16 al 29 ogni giorno può essere buono. Siete d'accordo con me? Eh? Dal 16 al 29. Dai. Il 17. Tipo, la, tipo il 2019. <ride> sì, sì, beh, sarebbe poetico. No, anzi, non lo farei, non lo farei il 17. Ma c'è bisogno di una... 17, perché facciamo due feste. Il 17 per il primo, tipo il 22 per l'altro, no? Non è più bello così, avere due date. Avere due date. E sarebbe divertente, sarebbe divertente. Eh, Tiago Motta firma dopo Bologna Juventus? No, non credo. Non credo. L -l diciamo l'annuncio quello arriva a fine campionato. Ma ragazzi, bisogna anche allora, intendiamoci, bisogna anche rispettare il Bologna che deve arrivare in Champions, deve giocare le partite, c'ha la partita con la Juve, tra l'altro immaginate quello che sarà Bologna Juventus la penultima di campionato, no? Eh, che tipo che tipo di partita ci sarà, la stretta di mano, eccetera. Quindi il 17 ci ha portato. Era... Lo sapete che era un venerdì il 17 esatto. Esatto, era venerdì 17 maggio 2019 e un po' ci ha portato sfiga. Facciamo una nuova data. Dai non dicias... venerdì 17 porta sfiga. Quando capita il 17. Dicio... Non ci posso credere, nel 2024 il 17 maggio capita il venerdì, incredibile, lo sto scoprendo ora. Pazzesco, pazzesco. No, allora, Antonio, di all'alta se puoi parlare con l'alta borghesia, digli il 18 o il 16, non gli dire il 17, che porta sfiga, dai. Non che io creda a queste cose, però il primo esonero, poi alla fine, ragazzi, eh, ce lo siamo ritrovati in casa dopo due anni. No, 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 no. facciamolo, facciamolo un altro giorno, ragazzi. Poi l'alta pandemia, no, 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 18. No. Diciò... Portate pazienza fino al 18, almeno fino al 18. Diteglielo all'alta borghesia, non se può fare, non se può fare prima del, del 18. Non se può fa, non si può fare. Gatto Allegri gatto. <ride> va bene, va bene. Lo striscione Max con te al mondiale, cosa ne faranno? Eh, si, ci si, ci possiamo pulire il lato B. Guarda che è comodo come materiale per pulirsi il lato B, eh, Martino. Meglio degli, dei rotoloni regina, molto meglio, molto meglio, molto meglio. Farete qualcosa qui dopo il comunicato? Saremo in diretta, come sempre. Faremo la diretta, come sempre. Poi magari avremo degli ospiti. E anche, sai, sai cosa, Simo È anche difficile organizzare il tutto senza avere una data. Perché io, se avessi una data, potrei dirti, Tizio, Caio, Sempronio, venite ospite a lei Bianconera per quel giorno. Sì, eh, ma se non c'è una data, eh, come faccio? Come faccio? Va bene, va bene, va bene. Um, leggiamo, leggiamo, leggiamo. Diretta a fiume, dal. Eh sì, 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 sì. Appena, appena arriva subito. Appena arriva subito, 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 subito. Leggiamo ancora. <coughs> Allegri, il primo allenatore. Juve che è stato esonerato due volte. Eh, questa è una bella domanda. Sai che credo di sì, perché di due cicli abbiamo avuto Lippi e Trapattoni, però. Lippi si è dimesso nel 99 e nel 2004 non viene esonerato, va in nazionale è una scelta sua, tra pattoni nell'86 e 87 decide lui di non essere più allenatore e poi nella stagione 93, dopo il 93-94 eh Prendono strade differenti il Trapattoni e la Juventus. Credo che anche sì. Contratto scaduto, quindi sì. È sta sarebbe stato, sarebbe, sarà, 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 sarà l'unico allenatore della serie di Vento. Se non allenato due volte, pazzesco! Che, che roba meravigliosa. <ride> Sai, escono questi dettagli e mi fanno un po' godere. Devo dirti, ciao direttore, siamo è aggiunto lì che il mercato fra quest'estate scoppiettante: tante operazioni, Dani, tante operazioni. Io me ne aspetto 8-9 in entrata, 8-9 in uscita. Dani, 8-9 in entrata, 8-9 in uscita. Nel 2019 a ah, sì, Matteo Marino ma c'erano tante. Stefano da Pavia, Pinelli, Dula. Era, era veramente incredibile. Era veramente incredibile quella, quella, quella live lì. Che poi, tra l'altro, ripensandoci. Ci ha portato una sfiga, tante operazioni, ma anche, tante... certo, 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 tante cessioni. Assolutamente. Allai, dopo l'annuncio ci sarà anche. che fa partire il trenino cantando Brigitte Bardot. Bardot, perfetto. C'è, vediamo Juan, che dice Juan, mettiamo un po'. Un Juan, lo mettiamo da tempo, lo mettiamo. Vai. Non non mi risultano valutazioni nuove su Antonio Conte nessuna traccia nell'immediato nonostante lui si veda ancora in futuro sulla panchina della Juventus, ma in futuro in futuro, il candidato numero uno per la panchina della Juventus è Giacomo Motta, sì, tutto vero ma c'è un'altra un croccantina una roba da croccantezza croccantina l'ho chiamata, non so perché però devono arrivare le sub ce n'è un'altra, ma è piccolina come roba la volete? no, devono arrivare le sub però, dai no, devono arrivare le sub devono arrivare le sub devono arrivare le sub, Fabio si è finalmente rassegnato sì ma da, ma da mesi Bramb da mesi nel senso che non se ne sta nemmeno fregando più di tanto di quello che sarà la Juventus ovviamente si è, ras è rassegnato si è rassegnato ma lo fa anche con un uh, con poco stile permettetemelo di dire con poco poco stile perché manda ancora in giro persone a, a creare zizzania da ambienti milanesi. Da ambienti, diciamo che non fanno parte del circondario juventino. Quindi, quindi lo, fa, lo fa in modo squallido. Anche l'uscita di ieri di Galeone non è stata una cosa bella. Cioè, io immagino, scusate, Galeone e Tiago Motta non abbiano mai scambiato una parola in vita loro, eh, però leggiamo, Galeone costringe, costringe, prega Tiago Motta di restare a Bologna. Io se fossi Tiago Motta chiamerei Galeone e direi, scusi, ma lei chi è? Ma lei esattamente? Chi è? Ci conosciamo. Siamo mai andati a cena insieme. Va bene che nel mondo del calcio tutti i suoi amici e tutti i suoi fratelli, ma fino a un certo punto. Cioè, da questo punto di vista, ragazzi... Io non ricordo a memoria, io non ricordo a memoria eh, un allenatore esonerato o comunque vicino all'esonero che attende il suo destino anche in questo modo e non è nemmeno la prima volta perché, pure nel 2019, fu così pieno di interviste, pieno di non dovete cacciarlo, pieno di Juventus spentiti, redimiti, eccetera. Eh, una cosa che va in controtendenza con la storia della Juventus, che sinceramente ci dovrebbe rendere tristi per quello che siamo diventati, una società ad personam fondamentalmente, una società che ha reso un dipendente, lo diciamo spesso in questi lidi, più importante del più importante del club stesso eppure parliamo di un club glorioso ragazzi che andrebbe rispettato cioè, facciamo passare, i giornalisti fanno passare per deficienti eh, fior fior di professionisti eh, avranno dei difetti per carità però eh, se leggete i giornali in questi giorni Giuntoli sembra il primo cretino che passa eppure ha vinto uno scudetto dopo 30 anni al Napoli i calciatori sono tutte pippe eh, la società, la proprietà è la proprietà di deficienti l'unico che si salva è Allegri Ragazzi, questo, questo, tipo di, questo tipo di narrazione non va bene. Non va bene, ci vuole rispetto per la Juventus e per i suoi tifosi, che sono tanti. E io una cosa che sto notando e che rimarco con dispiacere è che i tifosi della Juventus, invece, invece di unirsi nell'amore per la Juventus, per pretendere il rispetto per la Juventus, alcuni, soprattutto... In certi lidi come opinion leader, ma anche eh, la gente che incontri per strada, eh, per carità, ti vengono a dire: sì, ma questi sono scarsi. Sì, ma questi sono... siamo in mano dei deficienti perché ci siamo fatti tutti quanti un'idea parallela di due Juventus, una che funziona e che eh, porta avanti la barra dritta, e l'altra di completi dilettanti. Eh, non mi piace questa cosa. I dirigenti della Juventus verranno valutati tutti. Da appena verrà liberata la Juventus da questa figura pesantissima all'interno della struttura dell'azienda, con serenità, senza pregiudizio, senza pregiudizio. Poi, se faranno male, questo canale, come tanti canali eh, che conosciamo, saranno i primi a dire: Juventus, fai le cose per bene. Noi siamo una sorta di cane da guardia. Perché vogliamo bene alla nostra squadra, volendo bene alla nostra squadra, noi diciamo Juve: fai le cose per bene che vogliamo vincere. Ma la nostra ambizione deve essere vincere, competere, raggiungere traguardi, porci degli obiettivi in testa seri, massimizzare i risultati. Non vogliamo la mediocrità, non vogliamo scuse, soprattutto. Questo che sia molto chiaro, lo ripetevo anche ieri. Io sono Juventino perché voglio vincere. Voi siete Juventini perché volete vincere. Volete vincere. Vogliamo alzare trofei. Vogliamo vincere i campionati. Vogliamo vincere le coppe. Non ci accontentiamo di partecipare. Vogliamo vincere. Vincere e è... vogliamo vincere lavorando bene nel senso... Le due cose vanno in simbiosi. Se lavoriamo bene, vinciamo. Se lavoriamo bene, vinciamo. Se lavoriamo male, non ci mettiamo nelle condizioni di vincere. Questo deve essere importante. I miei discorsi che portiamo avanti da anni, non li portiamo avanti per moda. Io li porto avanti perché voglio una Juventus che vinca, che nel mondo sia rappresentata... Con i più bravi dirigenti, i più bravi giocatori e i più bravi allenatori. Io devo andare in giro per il mondo un domani eh, con la maglietta della Juventus. Vado da Tokyo fino a Santiago de Compostela. Che se qualcuno mi vede con la maglietta della Juventus, uno se mi gira e dice: Minchia, ma te ti una squadra fortissima. Quasi con invidia. Non voglio essere guardato a Buenos Aires a Copenaghen. Eh, a Johannesburg quello c'è la maglietta da Juve. che club del cazzo che è il club del cazzo una squadra che, non, che ha speso 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 non ha vinto un cazzo no tutti questi discorsi eh, a livello di LB eccetera li facciamo perché siamo tifosi di base vogliamo una Juve che vinca questo è il primo concetto e questo canale parlo perché sono responsabile di quello che va in onda su questo canale Twitch anche su YouTube non è che va via Allegri finita la battaglia festa tutto a posto tutto risolto no 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 signore appena andrà via Allegri questo canale l'obiettivo non era fare cioè, l'obiettivo di LB non è far fuori Allegri l'obiettivo di LB è vedere la Juve vincere l'obiettivo di LB è la Juve vincente Quindi giudicheremo, valuteremo, rispettando parametri, tradizione, storia e principi che Juventus Football Club merita. E i suoi tifosi, che in Italia sono per la maggioranza e nel mondo chissà quanti siano, chissà quanti sono, scusate ogni tanto i verbi, vogliono vedere. La Juve deve vincere. Deve essere competitiva e giocare per vincere tutte le partite. Tutte. Gli obiettivi non li abbassiamo. Tutti a Gomotta, quando verrà io, l'asticella la alzo perché ritengo di Motta bravo. Ma non. Attenzione. Ma non romperli i coglioni dal primo giorno. Ma romperli i coglioni se se calpestasse i valori della Juve cercando di modellare un suo modello magari non vincente, non vincente ai danni dell'azienda senza pregiudizi, senza altro col supporto, non mancherà guardate, ho supportato Allegri del triennio, questo triennio il primo, i primi sei mesi di Allegri l'ho supportato in qualche modo l'ho supportato l'ho supportato poi sapevo a cosa andavo incontro lo sapevate tutti voi a cosa andavate incontro conoscendolo anche per i cinque anni precedenti con tiago ci sarà un, forse un po più di pazienza misto a curiosità sì ma ho standard alti e se questi standard non vengono rispettati tiago eh, palladino, Conte eh, Italiano eccetera li salutiamo, li abbracciamo nessuno, ragazzi quando vi dicono nessun tesserato è più calciatore, presidente, allenatore più importante della Juve, io lo penso veramente non è per uno slogan nessuno, la maglia è la cosa più importante, non ho fatto sconti a Cristiano Ronaldo, figuriamoci a Tecomonte ma no, ripeto, non è che sto facendo sta live per attaccare, no Cerco di farmi capire perché quello che abbiamo visto in questi tre anni in cui, ripeto, una, una persona è diventato il totem, la comunicazione, parla solo lui, eh, gli amici, il circo degli amici, è quello che va in tv, è quell'altro che fa mercato per lui. E per, per cacciarlo ci vuole il Papa, e per fargli mercato bisogna sentire prima cosa pensa Leone di calcio. Eh no, ragazzi. Quindi quando finirà questa stagione, ce ne inizierà un'altra e un nuovo progetto sportivo inizierà. Cerchiamo anche noi, tifosi, noi che facciamo queste live streaming, gli esperti di comunicazione, i giornalisti, l'ambiente, di elevare i nostri standard. Perché le potenzialità ci sono, la curiosità c'è. Bisogna lavorare bene. Questo è quello che volevo dirvi. Ci sono, credo, delle sub? Un attimo, ragazzi. Allora, grazie Magro2345 per il tuo abbonamento, sei un nuovo abbonato, grazie di cuore, grazie di cuore, è la sub numero 102 di questo mese, però ragazzi, posso dire, possiamo far di più, eh, possiamo far di più, perché l'altra notizia non ve l'ho data. Croccantina, ma non la volete, evidentemente, 102, vabbè. Leggiamo, 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 al netto della parolazione però allegri, un po' di figure di me della incatena Juventus le sta facendo da anni. Sì, è vero, ma, ma indubbiamente, ragazzi. Indubbiamente. Indubbiamente. Perché continuano a dire che Allegri sia l'allievo di Galeone? Al di là di averlo allenato a pescare a Galeone, faceva un calcio più libero e offensivo possibile. Perché Galeone eh, si, si, si descrive così come il maestro, evidentemente. È un'approssimazione giornalistica, certo, però c'è gente che non continua a chiamarlo. Racconta a modo tuo l'incontro che avverrà tra Giuntoli e Allegri. Non avverrà, non avverrà. Te lo, fa, te, lo, te lo interpreterei volentieri, ma non avverrà quanto ne so io. Non solo, non avverrà, ma non sta avvenendo. Non, mi dicono che non si parlano proprio, quindi, no, 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 no. Eh, no, ma quali magari, magari, amico mi mio. Quella è la situazione del Bayern è complessa, ma là c'è anche il gruppo di veterani che sta un po' da anni rompendo le scatole. Eh? Però eh, noi pensiamo già alle cose di casa nostra, ragazzi. Ci avete pensato che il fatto di essere subito dello schifo in campo e con Tiago Motta potremo vedere qualcosa di buono, in eccezione? Ci si potrebbe saltare troppo illudendosi a qualcosa di troppo grande nel contesto sbagliato? Cosa intendi? Intendi magari un inizio scoppiettante in, ca in, scoppiettante in campionato e poi la discesa? V vedremo. Io penso sempre, in generale, Simo, che le squadre vere si vedono al momento della difficoltà e come queste difficoltà vengono superate. Io ricordo che a giugno par ne parlavamo tutti i giorni, quando era stato confermato Allegri, tutti quanti noi dicevamo, eh, inizialmente fisseranno almeno i calciatori l'obiettivo dello scudetto, ma appena poi l'obiettivo eh, sfumerà, poi ci, ci ha messo per sfumare, eh, perché siamo arrivati praticamente ai primi di febbraio, che succederà? Come ricomponi il tutto? Perché già alcuni calciatori non lo potevano vedere, già alcuni dirigenti non lo potevano vedere già Allegri stava di suo uh, andando fuori di testa che succede? Ecco i risultati è successo che ci troviamo di fronte al peggior girone di ritorno forse della storia o tra i peggiori gironi di ritorno della storia quindi quindi è, così. quindi è così come faccio a registrarmi a Discord? Uh, chiedi ad Antonino per favore uh, io non riesco a rivedere a <ride> fare tutto che sono in live stasera Reaction Champions? No 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 Uh, leggiamo ancora qual era la prima notizia? Allora, la prima notizia, dai, ti faccio un riepilogo: che a Torino sono pronti a Torino, stanno preparando la carta per stampare e che questa carta costerà tutto, tu, tutto, tutto l'ambaradam che bisogna pagare tutta la carta. Va bene Piero, bisogna pagare tutta la carta, bisogna pagare, eh? lo sapevamo già. Quindi la carta di uno, la carta dell'altro, carta, 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 co poi costa, costa questa carta, costa. Ti risultano richieste di Tiago Motta di inserire i suoi uomini in figura di società? Non so nulla, no. Ma, eh, poi tra l'altro a cosa ti riferisci? Allo staff tecnico? Ehm, se lo staff tecnico atletico immagino che con la società deciderà. Ma come è giusto che sia. Altre cose sinceramente non lo so. Quindi andate attenti con le notizie che leggete, ragazzi. Poi 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 portate qualche ma tu sei arrivato adesso, portate qualche nuovo ospite. Eh, non ti preoccupare, calma, calma, calma. calma. Poi leggiamo ancora. Va bene. Stanno stampando le banconote? No, così facciamo un reato però così. Ci c'è una sub. Ehi, uh, grazie, 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 grazie. grazie. Sì. Grazie Roby che regala l'abbonamento ad Antonio. Siamo a 103. Oh ragazzi, a 104 non ci dobbiamo arrivare. Quindi regalatene due così saltiamo alla 104. Eh. Dai, su, 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 Che non mi fate leggere. la, 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 la sub numero 104. Suona male. Eh che cazzo. Tempistiche, tempistiche diciamo, da, da, da dopo la Coppa Italia. Ogni momento può essere buono, ma non te le so dire preciso non te le so dire di preciso l'ultimo anno glielo pagheranno tutto subito mese per mese ragazzi immagino mese per mese tutto subito che cazzo ho fatto tutti in medicine oh oh, oh, oh. mi ricordate il coro di domenica tutto in medicine oh, oh, oh. E... ci sono nomi come quello di Filippi che sopravviveranno all'epurazione no non lo, so, non lo so non lo so Filippi però ce lo portiamo dietro dai tempi di Conte ragazzi eh? quindi quindi non lo so se vorrà rimanere oppure no, se Tiago lo vorrà far rimanere, ma non lo so, ragazzi. Sinceramente non lo so. Non lo so. Durante bologna proprio durante la partita, no, lascia, ma lasciate lavorare in pace Tiago Motta, che merita di raggiungere l'obiettivo, dai. Anche se non accadrà mai. Ma ti piacerebbe un conto adesso la Juventù? No, perché voglio Tiago Motta, perché sono un aziendalista. Sono un aziendalista, voglio. Tiago... No, a parte gli scherzi, mi incuriosisce troppo eh, Tiago Motta, Edo. Mi incuriosisce troppo. Sono arrivato al punto che, se non arriva, ci resto male, ma non ci sarà problema perché arriverà a Tecomotta. Quindi, eh, no, mi piacerebbe, beh, mi piacerebbe e lo vedrò all'opera. Mi piacerebbe e lo vedrò all'opera. all'opera uh, Leggiamo ancora. Secondo me, eh, la Vincenzo Atalanta, ok. Poi uh, Filippi con del lo portò del. Ma veramente? Sai che pensavo che fosse con Conte? Mi date una notizia che non sapevo. Assolutamente, poi Calvo finalmente lo libereranno dall'esilio. Io lo farei amministratore delegato. Pensa un po' a te, possiamo dire una cosa? Possiamo dire una cosa? Se noi stiamo vivendo questi giorni di attesa e di gioia anche, tutto questo deriva dal grande lavoro di Francesco Calvo perché perché senza calvo non c'è giuntoli senza giuntoli non c'è tiago motta senza tiago motta forse c'è allegri senza giuntoli forse c'è manna direttore sportivo fisso senza promozione ad interim quindi calvo ragazzi è stato eh, ragazzi calvo non lo sentiamo parlare, purtroppo, purtroppo. Ma Calvo è il primo, ragazzi, che andrebbe ringraziato. Esa Antonio ha ragione. Senza giù dice, c'è o Massara, c'è Manna, ci sono i suoi. Quindi Calvo è la, prima, è, la prima, è, la, è la persona più importante. Se noi arriveremo quando arriveremo, ecco, non se quando arriveremo al famoso comunicato. La persona che ha lavorato di più, diciamo, nell'ombra, anche non nell'ombra, comunque portando una persona esterna alla Juve come giunto lì, è Calvo, ragazzi. È Calvo. Quindi faremo un tributo a Francesco Calvo, nella maniera più assoluta. Faremo un grande tributo a Calvo, ragazzi. Un grande, grande tibuto Arriva Conte. Ripeto, tutti questi messaggi. Io vi voglio bene a tutti. A parte che era buttato sul per non illuderti. Io non, non illudo e non ti illudo. Eh... <ride> siete voi che vi illudete da solo. Fate tutto. Amici pasquale, Siete voi che vi fate tutto da solo. Io non faccio niente. Fate quello che volete voi. Poi, ripeto, poi siete da... Tanto siete sempre qui poi a scrivere, no? Beh, va bene. Fate. Fate, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Va bene, va bene, va bene, sì, sì, cuoricini per Francesco, bravi, 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 e nella J-Prison avvino <ride> Col il grembiule arancione tipo Orange is the new black, va bene, Tiago Motta non arriverà mai, rimane a Leghi se vince la Coppa Italia, certo, è arrivato pure l'altro, va bene, va bene, va bene, uh, va bene, vi do l'altra notizia? Vi do l'altra notizia, no, devo arrivare due sub ragazzi, due sub per raggiungere 105, tipo la radio. Da due sub vi do l'altra notizia, che, che è divertente. Non è bomboma, è ma posso dire, è divertente. È divertente, è divertente, è divertente. È divertente, riguarda, è rig è riguarda qualcuno, riguarda. E <ride> <Usur> <ride> eh, ma perché sono da solo, ma sono da solo, ma che devo fare? Io volevo... Allora, Virmone, Virmone. Mi aveva detto, oggi facciamo una cosa, cazzeggiamo, eccetera, poi parliamo di quello e di quell'altro. E alla fine sono rimasto qua. che Antonio mi dà le notizie, eh, Parliamo delle notizie. A questo punto, parliamo delle notizie. Allora, una ne è arrivata, ma è una. Grazie. Grazie, Livori di, di Pomblau, livello 1, bravissimo, ed è una. Ottimo, così una l'abbiamo portata a casa. Però io quel numero non lo voglio leggere perché è offensivo, tra l'altro. Offensivo e brutto. Brutto, brutto, brutto. Quindi ne deve arrivare un altro. Allegri al Napoli, no, non credo proprio, non credo proprio amico mio, non credo proprio. Eh, ha ragione, uh, avete ragione ragazzi, oggi è il compleanno di Alex Campanelli e glielo ho fatto anche su redazionale. Tanti auguri ad Alex Campanelli, bravi, bravi, bravi. Eh, sì, speriamo di rivederlo presto al caffè, grande persona Alex, tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. Poi leggiamo ancora, mi sembra di rivivere i mesi di Guardiola con Conte al posto di Pep e Motta al posto di Sarri. Sì, però lì ci fu più confusione. Sai, Robby, qua sarà molto più chiaro tutto. Sarà tutto molto più chiaro. Anche perché di giornalisti che parlano di, di Conte o di altri non ce ne sono. Ci cioè, sono solamente gli insider di Twitter, questa gente qui che onestamente c'è. Cioè, a poca rilevanza, ecco. Io mi ricordo nel 2019 nella nostra chat Telegram in cui chiunque entrava dentro, anche i giornalisti ci diceva sta arrivando Pocettino, sta arrivando Simone Inzaghi, sta arrivando vabbè Guardiola, eccetera. No, qui, qui ragazzi, il nome è uno è sempre stato uno e qui attenzione, fermi tu. No, non ci credo, che succede? Aiuto! 10 so, siete matti. Matti, 10 sub, 10 sub. Unicolini, sei un mito. Sei un mito, sei un mito, sei un mito. Vediamo i fortunati chi sono. S. Brusa, Io 21 dal 2006, Josh Reb, Mimmo, Stefano. Poi Mitom, Ferrari 91, Fede, Roma Mauro Buoncuore. sei un grande, sei un grande, sei un grande, sei un grande, sei un grande. Quindi andiamo. A... Io non volevo andare a 100 eh, per arrivare a 105, invece siamo a 100. A 114, a 114, grazie di cuore, grazie di cuore. Va bene, allora la do, dai, la do, la do, la do, la do, la do, la do, e eh, lo so, lo so, e eh, lo so, ragazzi, lo so, lo so, lo so, lo so, sono in grande rompicoglione. Allora, la seconda croccantezza che vi posso dire è questa: ci avete presente quello che avete letto la settimana scorsa su Antonio Conte? Ce l'avete presente? La Juve, occhio, la Juve che forse va a cena con Conte, eccetera, eccetera, eccetera. Co cena, ecco, cena Conte Juve. Sapete da dove esce tutta quella roba? Oh, secondo me da dove esce? C'è un'altra sub, intanto, grazie. Grazie mille. Limoniano Prodi regala 115, grazie. Secondo voi da dove esce, da quale città esce? Da quale città uscirà, secondo voi? Da quale città? E da quale città? E da quale città? E perché? Proprio quella di Livorno! Perché esce sempre da lui! Ho avuto la conferma, ho avuto la conferma che tutto questo esce da Massimiliano Allegri, ancora una volta! Incredibile, 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 sempre lui! E sapete perché esce? e sapete da per, perché esce per mettere in difficoltà a me mi hanno detto così per mettere in difficoltà non tanto Conte che avrai i suoi giri ma già Tiagomotta perché per creare già pressione a sto povero disgraziato di Tiago Motta che ancora deve sedere già sta stalone addosso è una roba incredibile quest'ombra addosso eccetera Ecco perché ragazzi, io sono abbastanza duro anche con l'insider, eccetera, perché no, noi almeno dal punto di vista del tifo e dell'ambiente dobbiamo compattarci un pochino e non cascarci. Lui ragazzi, Allegri, è ossessionato da Conte. Reputa che Conte sia più bravo. Di... Allora ve lo dico, Allegri reputa che Conte sia più bravo di lui. O comunque del suo stesso livello, non reputa Tiago Motta bravo. Questo è quello che veramente ve lo posso dire. Non reputa bravo Tiago Motta Allegri, reputa questa squadra scarsa, molto scarsa. E pensa che quando arriverà Tiago Motta alla Juve, non solo non vince lo scudetto, ma manco ci va vicino al quarto posto. Arriva ottava, nona. Ottava, nona. Quindi, quindi cosa fanno? Mettono in difficoltà anche attraverso delle voci, ma non è Tiago, ma non eri tu la prima scelta, la prima scelta era Conte, mica ti cercano a te, mica ti cercano a te. Però vedete che brutte cose queste. Vedete, noi abbiamo ragazzi un, dipende... un lavoratore, un dipendente che si comporta in questo modo, oserei dire bambinesco. E siamo d'accordo che sia una serpe al seno? siamo d'accordo che sia una serpe al seno questa persona che si sta comportando male con i tifosi, con la società che lo paga da da, da, da nove anni su dieci non è una bella cosa ragazzi consentitemelo consentitemelo non è, non è una bella cosa non è una bella cosa ecco perché oltre all'allenatore noi sull'allenatore ci siamo già fatti Un'idea non ci piace, la difesa 3 non ci piace, la difesa 4 che fa non è organizzata, eh, i cambi li sbaglia. Va bene, finché è calcio, ragazzi, va bene tutto finché è calcio io ho un parere, tu ne un altro ma qui non parliamo, vedete che non parliamo più di calcio, vedete che circo che si porta dietro e poi quando nel weekend, questo weekend e Caressa parla di rallentamento e Zazzaroni parla di rallentamento e quell'altro parla che Conte ci sta che Motta ci sta ripensando da dove esce? gli altri allenatori ragazzi non fanno così Pensano molto più a preparare la squadra, appunto, che ad allenare giornalisti, redazioni, a fare telefonate, a mettere in giro teatrini. Quello che stiamo assistendo in questi anni, ragazzi, è molto brutto. Non è, è proprio una cosa che non è da Juventus, permettetemelo. Non è da Juventus. E quindi mettere poi in giro anche voci su altri professionisti che magari in questo momento sono alla ricerca di altre panchine. Conte, io credo che sia. In... In cerca di panchine in Premier League, in altre di Serie A, eccetera. Poi bisogna vedere se ce la farà. Metterlo sempre in mezzo, dire sta facendo la cena con Tizio, sta facendo la cena con Sampdoria, poi non è manco vero. E non è una cosa bella. Quindi, inizialmente, ragazzi, ripeto, parlo noi categoria content creator, ma io lo faccio l'appello anche a voi tifosi, cerchiamo di capire cerchiamo di capire che bisognerà avere due palle tante per far fuori tutto questo retrobottega, tutto questo ambaradam, e che Giuntoli avrà un lavoro da fare incredibilmente faticoso. Le premesse sono buone, se noi però, se noi, ci mettiamo a farci portare a spasso dai zizzaniosi poi finisce male per tutti va bene Vabbè, leggiamo un po' di commenti dalla chat e poi facciamo anche il blocco, dai. Abbiamo mandato que mandiamo questo con, come contenuto di YouTube sperando che sia fruibile su YouTube eh, perché questa è una live, ragazzi. quindi, però, le notizie me le sono giocate in questo, in questo blocco. Allora c'è molta più dignità ad di andare nei centri massaggi sinesi a ballare dei latini americani che in Allegri, ma, ma a parte che nei massaggi c'è sempre dignità, assolutamente. Caressa e Stezzano hanno parlato di frenata per moto, chissà perché, eh, chissà con, chissà con chi hanno parlato, chissà con chi hanno parlato tra le tante cazzate che ha detto Allegri, penso che su possa avere ragione, per il semplice fatto che ancora non l'abbiamo visto nell'Arona Big ma GB Web che, che chiesa beh, che chiesa, sì che, che a, eh, Tiago bisogna vedere una grande squadra, certo ma guarda che pure Allegri bisognava vederlo al Milan il primo anno e quindi che vuol dire? Nessuno lascia imparato dovrà passare dalla Juve dal, da, da una grande squadra dove sta il problema? però ti posso assicurare che il pensiero di Allegri sulla rosa della Juventus è che sono dei cessi, che Tiago Motta arriverà ottavo, nono. Ora, va bene tutto. Aspettiamo, aspettiamo. Il giudizio del campo è sempre supremo. Il Bologna sta quarto. Il Bologna sta quarto. La Juve sta terza, giocando malissimo. Io, per non saperne leggere né scrivere... Se dovessi puntare l'Eurino su un piazzamento della Juve, almeno in, in Coppa Campione ce lo metto. Poi se tu sei scettico, io non ti voglio far cambiare idea. Non ti voglio far cambiare idea, GB Web, ed è giusto quello che dici. Va visto con i doppi impegni, i tripli impegni le tante partite in uno spogliatoio più pesante. Certamente sì, secondo me, ottavo nono. Non ci arrivo. Ottavo nono non ci arrivo. Eh, non lo fa per mettere pressione a Tiago, lo fa sperando che Tiago sia Tiago a ripensarci. Ma, può, ma ragazzi, può pure, pure, pure pensarlo e sperarlo, ma, non, ma se la prende in quel posto, ecco. se la prende in quel posto. Eh, io spero all'ultimo, io spero all'ultimo, né Conte, né Motte Allegri. Vabbè, ci vai tu ad allenare poi. Dai, su, ragazzi, fate i seri pure voi. Se Motta farà male, faremo le campa, ma sì. Certo, se, ragazzi, se Motta. Per, allora, ragazzi, dobbiamo essere chiari. Se Motta dopo tre partite dice che brutta la Juve, volevo andare da un'altra parte, volevo restare a Bologna. Io, Tiago Motta, lo piglio e lo butto dalla finestra. Ma stiamo scherzando? Non è che se arriva Tiago Motta può fare quello che vuole della Juve. No, gli standard, lo ripeto, devono essere alti. Dobbiamo richiedere noi tifosi che i professionisti lavorino bene e nel caso in cui lavorino bene, siamo tutti felici. Ma se lavorano male o se fanno peggio di quelle che ci sono, male. Ciao, la Juve più grande la Juve più importante di tutte queste figure è quello che, sicuramente, è sotto gli occhi di tutti, che Motta sarà un dipendente. Ecco, su questo sono sicuro. Motta Proprio perché. È alla prima stagione da in una grande squadra in una grande squadra motta è un dipendente motta quando verrà dovrà dare conto dovrà dare conto a giuntoli allegri in questi tre anni non ha dato conto a nessuno allegri in questi tre anni se voleva mettere il cavallo terzino destro metteva il suo cavallo terzino destro se voleva mettere Desciglio a centrocampo metteva Desciglio al centrocampo perché sopra di lui non c'era nessuno perché una condizione per farlo tornare, la prima era stata fatemi fuori chi mi ha voluto fuori nel 2019 questa è stata la prima quando io vedevo, mi mandavano le fotografie di Allegri e Cherubini insieme a Torino l'aprile del 2021 ma secondo voi di cosa stavano parlando? Parlavano che quel fessacchiotto di paratici che mi ha voluto fuori lo mandi via. Via, 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 via. Che vuol dire che della struttura lui ne poteva fare quello che cazzo voleva? E così ha fatto. E così ha fatto. E infatti il mercato sono stati fatti male. Ci sono operazioni che sono state portate avanti solo per tenerlo contento. Pensate a Di Maria, per esempio, que cosa, cosa hanno dovuto combinare per prendere Di Maria per un anno praticamente. Questa cosa qui non avverrà. Non avverrà, ma non perché arriviamo primi, secondi, vinciamo la... non avverrà perché Motta è un allenatore, non è un dirigente. Se Motta va male, Giuntoli lo prende per orecchie e dice "Motta fai male". Motta stai facendo male, questa è la più grossa garanzia che abbiamo, che ci sia una figura, che ci sia una gerarchia, una scala, presidente proprietario, non se ne frega niente, va bene. Amministratore delegato, ok, che porta avanti i conti, ok. Giù, direttore sportivo con ampi poteri, ampi poteri, delegato da John El in quella famosa lettera, il plenipotenziario lo scrive lui, sotto Giuntoli c'è Tiago Motta, che è un dipendente, non è sopra. Noi abbiamo vissuto tre anni in cui l'allenatore è sopra il direttore sportivo. Voi immaginate se a Bologna Tiago Motta può permettersi di dire a Sartori, Sartori, i tuoi calciatori mi fanno schifo. Non si permette. Non si permette. Non si permette. Simone Inzaghi non si permette di rompere le scatole a marotte Ausilio, non si permette. Sai chi si è permesso? Sapete chi si è permesso? Mourinho con i Fritkin. Mourinho con i Fritkin. E sapete che affine ha fatto Murigno? Convocato alle 8:30 del mattino a gennaio, signor Mourinho lei è fuori. Dopo tante che ce ne hai fatte, signor Murigno lei è fuori. Perché la una certa a una certa, basta. A una certa, esistono i datori di lavoro, i dipendenti, i capi struttura e chi deve seguire gli ordini. In un'azienda, in tutte le aziende. Non esistono dipendenti che diventano più importanti del CEO. Non esistono. Non esistono. Andiamo un po' avanti, andiamo un po' avanti. Secondo me, in dirigenza, sta la dirigenza sta riassicurando molto che tutte le voci sono delle manovre di Allegri. Secondo me, non servono nemmeno. Non serve, non serve, sono cose del calcio. Non serve nemmeno questa cosa. Quanta voglia di scommettere avete? Non capite che non possiamo permetterci altre scommesse di fallire? Un altro anno? Sono quattro anni che facciamo figure di merda. Se un allenatore sicuro, Conte non è ragazzi. Io stimo Conte più di voi. Io sono Conte, nato a 30 km da me prima di me, per, per fortuna. Stimo Conte più e quanto vuoi e quanto vuoi, Conte non è ritenuto a dal punto di vista comportamentale ed è il motivo per cui il Napoli non gli sta affidando una panchina il Milano non l'ha chiamato vogliamo bene a Conte? sì non è ritenuto affidabile da affidargli un progetto di, di anni importante con un lavoro mostruoso da fare se ti piace sta cosa va bene se non ti piace te va bene lo stesso se farà male Motta ne prendiamo un altro ma non sarà manco Conte credo a quel punto credo credo sì, confermo Andor Zot. Confermo Andor Zot. Poi, posso dirti che, sinceramente, cosa penso. Se potessi tra, scegliere tra Motta o Conte prenderei il secondo, è tutti così, vabbè, perché? Perché questa squadra non gioca proprio a calcio, no, se, né sa correre in campo a Motta. Avrei fido con una IOE vincente. Ma io non sono d'accordo su questo. Non sono d'accordo, no, no, ragazzi. Ma non... Tra l'altro, Conte lo fate solamente, posso dire state sminuendo un po' Conte in questo giudizio che date sono di maglie, sono di maglie amico mio eh, no state sminuendo un po' Conte Conte. No, guardate che Conte non è un allenatore da calci in culo e urlate Conte è un, bravo, un bravissimo allenatore ragazzi cioè qua, se voi pensate che Conte sia solamente un motivatore avete sbagliato avete sbagliato ma Conte oggi è un allenatore che ti chiede degli standard elevatissimi dal punto di vista della spesa del mercato e del suo ingaggio non è l'allenatore che ti prende giacchierini, matri e pepe. È una fase della sua vita che è diversa. Ha già vinto. Ha già vinto. Ragazzi, questa è la storia. Se vogliamo accettarla. Se no, amen. Se no, amen. Ciao Benny, ciao caro, ciao caro, ciao caro. Eh, tra l'altro, posso dirvi da quello che mi dicono. Tiago, Tiago. Guardate che voi lo vedete col visino tranquillo, il faccino simpatico, lo vedete che è buono, buono. Tiago dentro ha il fuoco. Tiago è un sergente quanto Antonio. Fidatevi di quello che vi sto dicendo. Tiago non guarda in faccia a nessuno, anche di giocatori importanti che ha allenato. Ha il pedigree da grande squadra come calciatore, sa come trattare con certi profili se voi pensate che sia un profilo che si lascia andare le cose a cazzo di cane, vi siete sbagliati di grosso Fidate. detto questo dato che c'è Virmone, abbiamo passato l'ora e undici faccio il taglio per YouTube e questa è la live andata per YouTube vi... YouTube, un like aspetta facciamo i suonini, suonini suonini che io con le marchette devo andare avanti allora, Un like, un commento a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e soprattutto live Bianconera, channel su Telegram, live Bianconera, channel su Telegram, anche voi di Twitch, tutti dentro adesso, forza! Entrate nel gruppo e iscrivetevi, che è tutto gratis, forza, forza! Ci vediamo tra un minuto esatto che c'è Virmone che è arrivato. A tra